Buongiornissimo caffè ragazzuole, allora rieccomi ritornata con un nuovo video. Oggi sono qui per parlarvi di Apple Watch. Questa è una domanda che veramente mi è stata fatta da quando mi sono presa su benedetto Apple Watch, ma non ho mai fatto un video a riguardo. Ovviamente prima di iniziare il video volevo premettere questa cosa: non sono un'esperta di tecnologia. Se volete andare a vedere dei video specifici sulla tecnologia, ci sono due canali che io seguo principalmente. Uno è di Andrea Galeazzi, che mi piace tantissimo, cioè lo seguo veramente tantissimo. Infatti prima di prendere il mio Apple Watch mi ero guardata soprattutto i suoi video. Un altro canale di tecnologia che seguo comunque molto, abbastanza e sin da quando praticamente era un bimbo, è Andrea Blackjack. Ovviamente io vi parlerò in maniera davvero non da esperta, cioè non voglio parlarvi in maniera tecnica dell'Apple Watch assolutamente. Volevo condividere con voi un pochettino la mia esperienza, dato che comunque è un Apple Watch che io ho dal 2018. Ho già registrato appunto una parte in cui vi mostro le applicazioni all'interno, vi faccio effettivamente vedere le applicazioni che io utilizzo maggiormente. Non è assolutamente un dispositivo indispensabile, nel senso che ovviamente voi potete farne a meno. Io ai tempi mi ero intrippata un sacco con il fitness e ai tempi mi ero presa su Amazon un Mi Band, di cui mi ricordo anche che avevo fatto una specie di recensione. Non mi ricordo minimamente dove sia finito quel Mi Band, cioè riordinando un po' che Maria mia in questo periodo l'ho ritrovato e non mi ricordo assolutamente dove io appunto lo abbia messo. A me bastava quello perché mi bastava avere un contapassi, però diciamo che poi con il tempo ovviamente volevo prendermi comunque una specie di simile Apple Watch su Amazon, perché ne vendono veramente tanti non originali Apple Watch, ma magari anche altri brand. Il Fitbit c'è per esempio, che voi potete andare a prendere anche alla Decathlon. Però alla fine, insomma, nel 2018 per il mio compleanno ho voluto questo Apple Watch. Devo dire che il prezzo purtroppo è anche abbastanza elevato, perché io, se non mi sbaglio, questo qui l'ho pagato sui 369 euro. Il mio Apple Watch è un Apple Watch serie 3 da 38 mm. L'ultimo uscito l'ho visto, è molto più carino, è molto più sottile rispetto a questo, però non lo so, alla fine io mi trovo bene con questo, cioè proprio per le funzioni base che utilizzo è veramente perfetto. Vi devo dire che all'inizio ero super intrippata, cioè tipo inviavo i messaggi sempre con questo aggeggio, ormai ci giocavo, cioè stavo più, secondo me era più la novità e quindi stavo più tempo attaccata a questo che al mio effettivamente vero telefono, il che era veramente assurdo, cioè era veramente veramente assurdo fare una cosa del genere. Con il tempo ovviamente poi ho imparato ad utilizzarlo effettivamente per la sua funzione. Quindi io principalmente lo utilizzo per contapassi, timer, la calcolatrice, Spotify. La cosa bella secondo me di questo dispositivo è che se per esempio non potete avere a portata di mano il telefono o comunque lo dovete magari tenere nella borsa, le notifiche vi arrivano sempre, quindi potete decidere se andare a prendere il telefono, rispondere oppure rispondere qua direttamente con i comandi quelli rapidi, oppure skippare, semplicemente dire vabbè fa niente, lo leggo più tardi. Per me questa cosa è molto utile, soprattutto quando studio, anche se devo essere sincera, quando studio io levo anche l'orologio perché è un continuo arrivare notifiche. Comunque, bando alle ciance, volevo farvi questa piccola intro prima di lasciarvi direttamente al video, insomma, in cui ve lo mostro. Noi ovviamente ci vediamo alla fine del video. Ragazzuole, allora, eccomi qui. Volevo farvi vedere appunto, insomma, per intero il mio Apple Watch. Ho anche il cellulare perché volevo farvi vedere, adesso ve la mostro, l'applicazione che praticamente io utilizzo per collegarli, insomma. Non starò qui a farvi vedere nel dettaglio il tutto, però è questa qui, si chiama Watch. Vabbè, a parte il fatto che devo fare un aggiornamento, non fateci caso, però io da qui controllo un po' il tutto. Per esempio i quadranti, cioè gli sfondi che voglio utilizzare, poi da qui posso installare applicazioni, cancellarle, insomma posso fare un po' quello che mi pare, quindi diciamo che il mio cellulare è un po' il centro di controllo. Se voi guardate bene, il cinturino rosa è stato abbastanza utilizzato, nel senso che forse non si vede, però dal vivo qua è praticamente super nero anche qui. Però vabbè, c'è da dire che l'avrei dovuto forse pulire un po' prima, perché adesso non ha più senso, però so che pulirlo per esempio con il latte detergente, se ancora non siete in queste condizioni mie, vi conviene farlo. In alternativa io volevo farvi vedere anche due gancetti che mi ha regalato mia cugina, che sono appunto di pelle e cioè
cioè sono si possono appunto intercambiare. Allora, ovviamente, vabbè, inserisco la password. Se l'interno si ritrova così, io di solito cambio un po' le immagini, insomma, come mi pare. A volte utilizzo questa, questa è una foto storica nostra di Copenaghen, pure questa qui che una foto che risale tipo al mio per il mio compleanno. Però prima di farvi vedere l'inizio, volevo farvi vedere questa specie di plastichina che, vabbè, anche un po' usurata, l'avrei dovuta cambiare, però comunque non penso che la cambierò adesso, perché diciamo che non è nelle mie priorità, soprattutto perché siamo in quarantena, non mi conviene. Però è una specie di plastichina che io ho messo appunto per proteggere lo schermo. Vedete che qua è un po' rovinata, si vede comunque. Il marchio è questo qui, io lo utilizzo fondamentalmente per tutto, sia questo dispositivo qui che anche per il mio cellulare, anche se per il mio cellulare questo materiale è totalmente diverso dal protettore, insomma, dell'orologio, però è sempre questo marchio che si chiama Mobile Outfitters. Non è una sponsorizzazione, non è ADV, assolutamente, però comunque sia sono anni che io utilizzo loro, anche da quando avevo l'iPhone 6, e quindi mi sento di consigliarvelo, soprattutto perché avete la garanzia vita. Quindi, per esempio, se io voglio cambiarlo, ok, perché per esempio qua è già rovinato, voi andate di nuovo con questo foglietto che dentro ha appunto la ricevuta che funge da garanzia, pagate la manodopera di 4,90 €, questo per qualsiasi dispositivo, iPad, telefono, iPhone, Apple Watch, e ve lo cambiano nuovo. Quindi voi lo pagate fondamentalmente la prima volta e poi non lo pagherete più, pagherete solamente la manodopera, potete cambiarlo ogni qualvolta voi vogliate. Allora, volevo farvi vedere un pochettino le applicazioni che ho all'interno e più che altro quelle che utilizzo maggiormente. C'è la calcolatrice, per esempio, che lo so che può essere una cavolata, ma quando voi non avete il cellulare a portata di mano, questo è... Io, per esempio, a me capita di utilizzarlo spesso. Poi mi capita di utilizzare spesso, vabbè, quando visualizzo tipo le chiamate, piuttosto che i messaggi di WhatsApp, principalmente quelle perché sono le notifiche che ho tenuto attivate. E ovviamente, vabbè, non sto neanche a dirvelo, Spotify, che comunque sia, soprattutto quando siete in palestra, è super utile. Un'altra applicazione che non utilizzo spesso, però a volte mi capita di utilizzarlo, è una specie di simil applicazione per la meditazione, che sono i respiri, ok? E altra cosa che utilizzo tantissimo è il cronometro, cioè... dove cacchio è? No, non questo, ogni volta mi confondo... Se è questo, ok, non il cronometro, il timer, volevo dirvi, potete personalizzarlo oppure ci sono già questi che sono impostati, per esempio quando magari cucino, quando magari devo fare qualcosa che poi devo ricordarmi, quindi metto una sveglia, anche quando mi alleno in palestra, cioè quando mi allenavo in palestra appunto utilizzavo questo timer. Questi sono i cerchioni che di solito cerco di raggiungere appunto i miei obiettivi. Ultimamente, ovviamente, stando a casa è difficile davvero a raggiungerli, poi contando che questo l'ho appena messo su praticamente adesso, quindi vabbè, diciamo che non è tanto veritiero, però i cerchioni per vedere i passi che fate eccetera li utilizzo tantissimo. La cosa assurda è che vibra quando magari finite il cerchione, no? E mi piace tantissimo anche questo orologio perché, per esempio, quando sto tante ore seduta mi dice alzati in piedi, stai seduta da troppo tempo. La cosa assurda è che quando me lo diceva, per esempio, quando ero a lezione, e ovviamente non è che potevo alzarmi e dire aspetti, devo rimanere almeno un minuto in piedi. Però vabbè, comunque soprattutto adesso stando in casa questo è carino perché mi rendo conto effettivamente di quanto la mia vita sia sedentaria adesso, cosa a cui non sono abituata. La cosa carina secondo me è che appunto ti arrivano le notizie in tempo reale, ovviamente delle applicazioni che voi attivate sul telefono, vi arrivano appunto qua direttamente. E a volte, soprattutto all'inizio quando ce l'avevo, addirittura inviavo sempre messaggi con questo coso, cioè mi ero proprio intrippato. Ovviamente con il tempo poi questa cosa si perde, però per esempio anche le chiamate a volte rispondo direttamente da qui, per la maggior parte del tempo quando sono da sola, perché poi magari, che ne so, cioè mi dà fastidio che magari tutti ascoltino la mia chiamata. Però per esempio se sono in macchina, questa è un'altra cosa molto utile, e magari non riesco a collegare il cellulare al Bluetooth della macchina, e ovviamente non posso rispondere prendendo il telefono in mano,
Con questo è super super utile, anche perché appunto voi comunque siete vicini, insomma, al telefono quando guidate, al telefono, scusatemi, all'orologio, e quindi bene o male si sente e vi si sente anche abbastanza bene. La cosa carina di questo orologio ovviamente è che è waterproof, e la cosa che mi piace di più è che io l'ho portato per praticamente quasi 2 anni, mare, piscina, eccetera, cioè mi ci sono sempre trovata bene, veramente bene. Al mare nel 2018 l'avevo portato e mi ricordo benissimo che d'estate, sia io che altri signore e signore, avevamo appunto questo orologio, cioè lo vedi benissimo. Ed è bellissimo perché tu ci puoi nuotare, puoi fare tutto quello che vuoi, ma veramente l'acqua non entra. Quindi diciamo che è vero che costa, è un aggeggio che costa, è un aggeggio che non è indispensabile, però diciamo che comunque fa il suo dovere. Ragazzuoli, il video è terminato. Io spero tantissimo che vi sia stato utile, che finalmente, insomma, abbia risposto anche un po' alle vostre domande, che sia su YouTube che soprattutto su Instagram, nelle direct, nei messaggi privati mi avete scritto comunque in questi anni. Sicuramente il mio riscontro è positivo, insomma, però mi rendo anche conto che ci sono tantissime versioni molto più economiche. Io ho preferito, insomma, prendere questo, avendo comunque la maggior parte dei dispositivi Apple. Spero tantissimo che questo video vi sia stato utile, soprattutto se vi è piaciuto lasciate un like. E non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Io vi mando tanti baci e noi ci vediamo al prossimo video. Cheers! Che ci tenevo ovviamente a dirvi che non è una sola. Oh! La cosa bella, insomma, di questa applicazione. Ciao!